Ciao amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Secondo banner di Natron, siamo nella seconda parte, la 5.0 con Kinich. Sono una persona esaurita, scoprirete durante questo video o se dovrò dividerlo per quantità enormi di cose pullate nel prossimo. Comunque, siamo stanchi, sia io che loro chat. Però sta anche a me, che sono l'ultima, anche se a me mi vedete sempre per prima. 50 e 50 da vincere, Kinich da prendere, obiettivo lui, cioè lui lo prendo anche se perdo il 50 e 50, dove si fa i due piti li faccio tutti e due, l'arma, se almeno che non lo vinca, schippo, perché tanto c'è buona quella craftabile, come dicevo, e ci stiamo avvicinando all'Arcon, lì si farà un all-in bello serio, quindi per il momento saranno sempre pull un po' tirate le mie, si prende tutti, ma si prendono tutti senza stare a considerare troppo, me fra magari mezz'ora. Con Kinich C1, no scherzo, magari. Però insomma, 4 stelle per quanto riguarda loro, C6, C6 sia Toma che Sara, mentre per quanto riguarda Chevreuse C1, più ne trovo meglio è. Ho tutti 4 stelle del gioco, ancora mi fa un po' impressione dirlo, però li ho tutti, quindi se trovo quelli da costellare che mi manca di finire bene, ma non ho nessuno che mi manca in questo momento. Detto questo, vi auguro buona visione e noi ci vediamo al prossimo video. Sì, ok, PT26, quindi 27... E auguratemi più Chevreuse possibili, magari, perché di tutti gli altri sono pull, quindi fanno sempre comodo, visto che comunque arriviamo a Wicca. Però, visto che ce l'ho solo C1, mi piacerebbe. 28. Fritto, come l'altro giorno. Tra l'altro, no, un fritto non veniva. 29. 4 stelle. Ok, una pull, ora si inizia con le Sara e 30. Poi magari questo il gioco riconosce il mio amore per Raiden e mi lancia Sara su Sara che ho finito nel 2021, però vabbè. Ok, siamo a 30, quindi andiamo a 40. Ok, 4 stelle, tranquilla, tranquilla. Dai, dammi almeno una Chevreuse, almeno diventa C2, una costellazione un po' più carina, rende leggermente la più utilizzabile. Vediamo. Cosa vi ho detto? No, io lo so già. Io lo so già come va. Io lo so già come va con Sara. Io so già come va. 50. Che bello che non partiamo da PT0. Non so come mai avevo fatto quelle due multi in più, forse perché avevamo pullato poco e volevo vedere se mi usciva un'altra cacina. Secondo me è per un'altra cacina che magari appunto non mi è... Cioè, poi io mi sono fermato ovviamente, però... Bello. Bel Wizzit, multi delle armi. No, devo dire belli questi 4 stelle. 60... Era proprio quello che volevo, sì sì, anche a me succede come agli altri, che se dicono voglio questa cosa mi esce proprio quella lì. Era proprio quello che volevo. Adesso abbiamo il 33,3% per che sia Chevreuse. Vediamo. Toma! Ovviamente! Doppio, vabbè, dupull, questo non mi lamento, finché sono... Quei personaggi che ho ci sei doppi, sono due pull, vanno bene. 70. Tutto così, va bene. Lei. Lei. Eccoci qua. Tanto uno. Liscia. 72. Una Chevreuse, una... No, ma lo sapevo. Lo sapevo che con Sara andavo così. 73. Ok. E 74. Bene.
Bene che non sia uscito ora, almeno si può avere un po' di suspense. Via! È il momento! Multi del 5 stelle, allora se lo vinciamo vado sull'arma, se lo perdiamo facciamo il secondo PT qua e l'arma gli do quella del, insomma, quella craftabile, che quindi comunque è molto buona. E quindi let's go. Multi del 5 stelle. Eccola qua. Top! 75! Top! Top! Prima singola! 75! Prima singola! Top! Non credevo! Top! Bene, bene, bene! Prima singola! Almeno quando ripulleremo partiremo da PT9! Invece che da PT0! PT20! 4 stelle! Vediamo! Allora, qua c'è sicuramente un'arma del banner, perché, come ben sapete, quando troviamo il personaggio nel banner delle armi, il 4 stelle dopo è sicuramente un'arma. Come quando troviamo un'arma nel banner dei personaggi, il 4 stelle dopo è sicuramente un'arma. Ok! Cioè, scusatemi, un personaggio. Ok, quindi, una bella Favonius che tra tutte quelle in questo banner, una delle meno peggio. 30... 4 stelle. La Favonius è molto buona, si utilizza su un sacco di personaggi in alternativa alla craftabile di Natran per Kacina, che quella per Kacina è proprio perfetta, ma a Kacina potete dare anche la Favonius tranquillamente, questa qua, questa lancia qua funziona comunque benissimo. Io preferisco darle l'altra perché anche esteticamente parlando ne sta proprio bene, però ok. 40. No, io prima del soft non ci spero. Spero solo al soft che sia quella giusta. Però abbiamo vinto 15, quindi sono contenta. Dai, va bene, va bene. Oh, c'è da te. No, ragazzi, che presa per il culo. Vabbè. Questa era... No, questa è proprio allucinante. No. No, Chevros. No, tu questo non me lo dovevi fare. Vabbè, almeno... almeno C2, dai. Vabbè, possiamo dire che la stessa costellazione di Chevros lo trovo oggi. No, vabbè. Ma vi rendete conto? È uscita? C'è sola e non sei altro. 50. Ok. 4 stelle. Buono, questo è un altro jolly. Migliore libro con damage free to play. Cioè tutti i vostri personaggi che si buildano con un po' di damage, come Nuvilette, come anche Mona se volete, Yanfei. Cioè quello funziona bene su tutti, ragazzi. Veramente i vostri catalyst, quello è il loro libro. Ok, 60. Dai, qui almeno risparmio. Ok, niente, non si risparmia un cazzo, va bene. Adesso facciamo di nuovo 4 singole e poi la multi. E parlando di armi versatili, forti e buone, Sacrificial Sword, anche questa fantastica. Anche questa fantastica. Sono tutte armi molto buone queste. È che solo che sono armi che ci sono tutte e tre dal day one, quindi chi gioca da tanto tanto tempo e ha pullato un po' si ritrova più copie refinate al massimo. Ma assolutamente, eccetto alcuni casi, perché io tipo alcune ho fatto più fatica di altre a finirle, però io gioco veramente da tanto e pullo tanto, e buono un altro visit. Però ecco, queste tre armi che vi ho detto, loro due più anche la Lance, carinissimi. Ok, dai, proviamo il tutto e per tutto, facciamo 61, 62, 63 e ultima singola 64. Perfetto. Adesso è il momento della verità. O la troviamo o la perdiamo. Chiamasi 50 e 50. Però abbiamo trovato Kinich. È già una grande soddisfazione. Quindi multina del 5 stelle. Let's go. Raggio dorato. Vediamo. Ok, 65. 66.
un altro engulfing. Va bene, refine per Raiden, non mi dispiace. Rispetto a trovare una Skyward, molto meglio così. Refine 2 per Raiden, che è molto forte. Va bene, dai, avevo vinto l'ascolta. Ho vinto quello su Mualani, non mi lamento. E l'avevo trovato a 42 quello su Mualani. Quindi, 1, una Rain Slasher, 2, 3, 4, buoni, un sacco di pull. 5, 6, 7 e 8. 18. Col fatto che erano tutti C6, comunque 4 stelle, mi sono usciti solo quelli, ero tranquilla perché comunque mi ero rifatta un bel po' di pull. Poi non l'avevo usate per Mualani, quelle di Cody con gli Style Grit, quindi per me non è stato un grande problema oggi usarle. Mi scoccia meno ora di un altro momento. Ok. 28. E poi questi, tra virgolette, pithy hard a buon rendere per quando esce l'Arcon, caro gioco. Vabbè, fa schifo. Sì, però costellazione ce l'ho tipo C1. Va bene. Si costella personaggi, si costellano personaggi, quindi va benissimo. Vanno finiti per farli diventare pool, perché poi ti escono doppi in multi come con Toma, li vedi e dici, ah, che benessere, che benessere. 38. Guarda Simo, non è una cosa così assurda che tu avessi dimenticato esistesse. Ok, un'altra sacrificial. Ne vogliamo un altro non costellato? Una costellazione di Sethos, no? Io ragazzi non l'ho più visto. Io ne ho trovato uno. Uno? Basta. E ci fermiamo con questa per ora. 48. Attenderò. Attenderò. No, meglio così, raga. Meglio perderlo adesso nel banner army. Cioè, nel banner army adesso sono comunque due piti, praticamente 120 pull. Di là sono 140. Quelle 40, cioè quei 20 fanno la differenza. Quindi meglio sempre di là. Adesso, vabbè, dai. Ve lo prendo adesso. Almeno, almeno ce l'abbiamo. Almeno ce l'abbiamo. Abbiamo questa multi e poi adesso vado di singole perché sono a 60. Sì, sì, facciamo di singole. A parte... Sì, dai. Una pull. Una pull. Coming a caso. Sara. Per chi ha seguito le pull prima, questa è Sara. Allora. Dai. Guardate, ci avvaliamo di questi due. Ci avvaliamo di questi due per usare meno primogens possibili. 61 e 62 li facciamo così. 61. 62. Ok. E poi adesso li facciamo per bene. 63. Prima! Sì, qualche singola prima. Dai, così abbiamo risparmiato. Top, 63. Poi prima, tre singole. Però non si butta via nulla, raga. Non si butta via nulla, così rimango con più di 90 pull. Quindi top! Oggi finisce questo meme. Jin, livello costellazione 1, invita personaggio. Vuoi invitare Jin? Sì. Io questa schermata... Devo fare la foto, ragazzi, perché io questa schermata non la vedo, non la vedo da sul mio account, intendo, Sul mio account. Febbraio 2022. La mia ultima Jin, la mia Jin C1, febbraio 2022, ragazzi. Prossimo passo, involontariamente,
darle il refine, assolutamente, potenzia, migliora, ragazzi, non ci crederete mai, lo slocca, olè, eccola qua. L'ho fatto, R2.